movimentiamo il nostro centro storico, abbiamo organizzato insieme all'associazione Campi Domani del presidente Gabriella Marinari, che ringrazio, questa bellissima 3 giorni che porterà tante persone nel nostro centro storico. Ci sarà da divertirsi e ci sarà la possibilità anche di visitare le bellezze del nostro territorio, un modo insomma per portare gente a Campi in un weekend che dovrà confermare quelle che sono le grandi presenze turistiche che Campi ha avuto nel mese di ottobre. Abbiamo avuto davvero numeri importanti, vogliamo continuare e confermarli anche nel mese di novembre, appunto con questa 3 giorni di apertura. È la prima volta che ci sarà una 3 giorni, quindi è una sfida per noi, è una sfida per le associazioni e per tutte le attività coinvolte. Saranno 3 giorni ricchi di eventi, avremo delle passeggiate con le guide GAE all'interno della Valle degli Scoiattoli e in più abbiamo il percorso la domenica mattina di Nordic Walking. Ci sarà l'ufficio turistico a disposizione di tutte le persone che arriveranno a Campi per la visita guidata della necropoli, per le visite guidate di tutti i monumenti di Campi. In più ci sarà una grande castagnata in piazza e il clou ci sarà il 2 novembre con l'esposizione di tutti gli artigiani della Confcommercio e della Confesercenti. Sicuramente 3 giorni importanti in cui organizziamo insieme a Campi Domani questi eventi per ogni tipo di gusto, quindi sicuramente si potranno visitare i nostri bellissimi monumenti, anche la necropoli campolana, c'è lo sport, il world walking, un mercatino artigianale, si potranno degustare i prodotti tipici. È molto importante perché anche in questi mesi dobbiamo cercare di far vivere questo bellissimo borgo che è quello di Campi, con tante iniziative, tanti eventi. Io sono onorato appunto come assessore agli eventi del comune che si fa questa bellissima iniziativa. Ringrazio l'associazionismo, in questo caso Campi Domani, che ci supporta nell'organizzazione appunto di questi eventi che rendono vivo il paese e permettono anche un indotto economico, perché anche tutti i commercianti avranno un ritorno.